Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video, siamo tornati qui con la nostra Germania nazista che ormai controlla quasi tutta l'Europa ad esclusione di qualche zona qua sotto in Spagna, per il resto sì, manca ancora qualche territorio qua e avremo finito. In molti mi avete chiesto sotto l'ultimo video quale fosse l'obiettivo della serie e pensavate erroneamente che fosse l'Ebersbrom, ovvero quest'area qua. Ma vi sbagliavate, non è lui il mio obiettivo. Il mio obiettivo è sconfiggere gli alleati, appunto. Ma quando intendo gli alleati, io intendo tutti gli alleati. Guardate una cosa intanto. Per province siamo primi noi adesso, controllando tutta l'Europa. Ma il mio obiettivo resta pur sempre sconfiggere gli alleati. Non lasciargli neanche un territorio agli alleati. Questo significa che continuerò oltranza a sconfiggerli finché potrò. Bene. Avevo detto mi pare che avrò 40 province di confine. Quindi con 15.000 eserciti, 15.000 truppe esercito ce la dovrei fare in teoria. Verifichiamolo. Mandiamo. A pacchetti misti. 30.000 unità qua sopra. Poi. 9 gruppi di unità a Madrid, quindi 15 per 9, quindi 135.000 truppe. Cerchiamo di fare conti pari così vediamo effettivamente di quanto mi sono sbagliato. Poi, con i 4, 5, 6, 7, 8 territori di qua devo mandare 120.000 truppe. In questo fronte. E con le... 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19. Facciamo 20. Devo mandarli tutti qua. Uh, Velikia Luchi. La conosco, questa città. Comunque sia, sì. Ho lanciato. Ho mandato tutte le truppe dove volevo mandarle. E ne manca ancora un po' per fare il piano bene. Credo che 15.000 unità per esercito siano sufficienti per adesso. Vedremo se basteranno o no. Intanto pensiamo un pochino a salvare il mondo perché questi ci si ribellano in gruppo secondo me. Se non li custodiamo abbastanza. Dunque, l'Italia è ormai una zona abbastanza tranquilla. La zona dell'Anatolia, comunque dell'ex Turchia, è un po' movimentata, ecco. Per non parlare qua... I territori freschi di annessione in Unione Sovietica, quelli sì che sono messi male. Sapete una cosa, neanche a fare troppi sbalzi di turni che si lagga il gioco, poi facciamo così che è meglio. Facciamo passare un po' di turni, ecco. Bene. Se la matematica non è un'opinione e non dovrebbe esserlo, ho diviso già le truppe per quella zona. E per nessun'altra? Ah no, quasi. Sì. Quindi devo mandare, diciamo, per fare un po' di conti pari. 60.000 truppe qui. Dovranno scendere tutte verso giù. 60.000 qui. Le mandiamo a 60.000 alla volta così sistemiamo. 60.000 qua. E basta, aspettiamo di capire dove sta il problema. Perfetto, i turni volano. Sembra che ci siano tante monete, ma non è così, perché vedrete queste monete svaniranno presto. Diciamo il ritmo medio è di circa 45.000 monete a gru a giornata, ma con questa assimilazione stanno per diventare zero. Eccole qua, rip soldi, un'altra volta. 57.000 monete a turno sono ottime. Uh, scaduta la pace, un'altra volta con gli alleati. Questo potrebbe anche essere un pericolo. Quindi, mandiamo subito le truppe al confine, non si sa mai succede qualcosa. Diciamo, prepariamo un primo confine provvisorio, ecco. 15.000 qua, 15.000 qua, 15.000 qua e poi aspettiamo per le altre. Poi, visto che dobbiamo fare la stessa identica cosa, 15.000 qua, 15.000 qua, 15.000 qua e poi aspettiamo dovendo ancora aspettare un'eventuale contromossa non andiamone. Come sempre facciamo il gioco delle 15.000. 15.000 qua. 15.000 qua. Poi qua. Uh, ho paura di aver fatto male i conti, forse no, vediamo. 15 qua. 15 qua. No, i conti non li ho fatti male alla fine. È il momento di prendere 15.000 truppe da qua. E poi smezziamo queste così. Perfetto. E anche qua sotto abbiamo finito. Per non farci scappare niente, diamo una botta di assimilata generale. Che ovviamente non basta. O forse già abbiamo finito. Clamoroso se abbiamo finito, sì. Signori, tutte le province della Germania nazista sono in assimilazione a quanto vedo. Fantastico, sarei dire. E allora noi riprendiamo il nostro lavoro. Mandiamo 15.000 truppe dove serve. E credo che quelle che siano superflue le possiamo mandare anche qua. Correttezza per fare conti pari, ecco facciamo così, poi 15.000 qua, 15.000 qua, e 15.000 qua. Poi, dovendo continuare lo stesso lavoro, mettiamole 15.000 qua, 15.000 qua, e 15.000 qua per poi terminare in bellezza con le ultime 15.000. 15.000 e 15.000. Gli eserciti in più verranno riassegnati, quindi queste truppe verranno riassegnate tutte a Malta, perché da Malta si inizierà la nuova operazione. E per il resto non lo so, sapete, vorrei concentrarmi con queste risorse, tanto... A quanto ne so, al confine si recluta bene, mi pare. No, al confine non si recluta bene. Quindi, se serviranno truppe, non so da dove andarla a recuperare poi. Assimiliamo ancora un po' di città di pecorelle smarrite. Vediamo se ce n'è ancora. Parrebbe di no. Bene. Se non ci sono più province da assimilare, forse possiamo già partire con l'assalto. Attenzione, è arrivata una pace col Portogallo. Vediamo. Mm. Forse potremmo finalmente prendere questi territori per noi una buona volta. Qualche provincia è un po' instabile, noi ne assimiliamo altre, mentre... Ci siamo ragazzi, facciamo così. Al turno 765, visto che tutti, e quando dico tutti intendo proprio tutti, e lì dove non intendo tutti comunque ci sono gli altri, direi che i tempi sono maturi. L'ora dell'attacco è vicina, è molto vicina. Pertanto direi di approfittarne, ecco. Bene, vediamo dove altro mancano truppe. Da nessuna parte direi, dai. Ah no, devono arrivare giusto le truppe a Malta, ok. Quando arrivano le truppe a Malta partiamo, deciso. Facciamo un po' di turni a schippare, così mentre accumuliamo un esercito di emergenza, un numero di risorse di emergenza che potremmo spendere come ci viene meglio. E allora signori, a 10 minuti esatti del video i giochi sono fatti e non si torna indietro. Si salva il gioco cosicché chiunque volesse tornare indietro non lo potrà fare. Quello che è fatto è fatto, quello che non è fatto non è stato fatto, ormai pazienza. Alleati per la non so quantesima volta. Mmm... No, Palma di Maiorca non la voglio invadere, oppure sì. Piano dell'ultimo minuto, prepariamo giusto un esercito qua a Roma, così mentre assembliamo un altro piccolo esercito che ci permetterà di attaccare Palma di Maiorca e con le truppe che si salveranno da questo ultimo, diciamo, piano geniale, potremmo magari attaccare l'Africa, chi lo sa. Si è bagato un po' tutto, ma non ci fate caso. E allora al turno numero 7, 7-0, per avere un'ulteriore certezza, anzi per farlo meglio, che il gioco non verrà acquittato, assimiliamo l'ultima provincia che manca, dichiariamo guerra un'altra volta a tutti gli alleati e signore e signori, si riparte col conflitto. Ebbene sì ragazzi, questo conflitto non ha sosta. Ma a me piace così com'è. Semplicemente, ora, queste 4.200 truppe non devono andare qua, ma devono andare un po' qua e un po' là. E qua abbiamo risolto. In Unione Sovietica, beh, c'è soltanto da andare oltre ora. Dobbiamo riconquistare l'Estonia e Mosca ma è un'operazione barbarossa molto più semplice essendo che non dobbiamo più occuparci di molti problemi bene il nostro esercito addirittura potrà sbarcare a kursk che è dove c'è stata la battaglia di carri armati più grande della storia quindi battaglia che i tedeschi i nazisti persero appunto e anche da qui si capisce come hanno perso la guerra oddio la guerra la stavano già perdendo però questa qua fu un'altra delle ciliegine sulla torta. E niente. Poi queste truppe sbarcano qua. Se mi bastano gli attacchi, il mio intento è terminare il prima possibile l'esistenza di, di questa nazione. Bene, vediamo come va il primo turno. Il primo, magari, è quello decisivo. Con un po' di resistenza, ma neanche troppa, nel fronte britannico tutto a posto. Neanche una truppa finora si è schierata contro di noi là sotto. Letteralmente, gli unici caduti sono stati quelli che proteggevano le isole. Poi qualcuno in Spagna, appunto. Bene, il gioco si è salvato. Quindi, dovunque è, dovunque faremo, non potremo più tornare indietro. Diciamo. Dunque arriveremo con questa guerra, anche se dovesse risultare in una sconfitta, noi l'accetteremo. Bene, adesso metterò le truppe qua e alla fine le truppe avanzate da ogni operazione inizierò a fare il mio primo attacco all'Africa. Se iniziamo ad attaccare l'Africa non, non usciamo più, nel senso che l'Africa è enorme, quindi attaccarla significa letteralmente andare a fare un'altra guerra. La Malesia Britannica ci dichiara guerra anche se già ce lo aspettavamo, e quindi si continua a combattere. A proposito di guerra, ho detto in realtà questa parola con questo accento strano che molti di voi probabilmente riconosceranno da un passato meme perché ho visto la YouTube poop, ovvero la parodia dell'unificazione dell'Italia da parte di Giuseppe Novelli. Molti di voi si ricorderanno di Giuseppe Novelli, è colui che fa le copertine ai miei video. Anzi a proposito seguitelo su Youtube perché ha da poco raggiunto i 200 iscritti Quindi si merita questi iscritti, se ne merita molti di più E quindi andatelo a seguire Mentre ho visto muovono una truppa Ok bro Dicevamo ha fatto questa parodia dove tra le altre cose mi cita E quindi mi sono fatto un sacco di risate onestamente perché Ha ripreso un meme che pensavo ormai fosse morto E il fatto che lo abbia ripreso mi ha fatto un piacere immenso quindi quindi così ho voglia di menzionarlo perché se lo merita. Nella penisola iberica si avanza da ad Dio. Nel resto qua della zona in Siria si avanza a meraviglia. Nessuna resistenza incontrata finora si avanza davvero bene. E una volta che lo dico ovviamente che succede? Resistenza. Attenzione perché già, nonostante avevamo fatto un esercito di... Uh seconda Repubblica Spagnola. Ah già, mi ricordo, era stata e alleata degli amici dei greci o dei rumeni, non mi ricordo di chi. Comunque sia, da qualcuno è stata vassalizzata, ma non mi ricordo esattamente da chi. Bene, con le nostre 699 province e con 93 province occupate al costo di soli 11.000 uomini... Lo so, non sono pochi 11.000 uomini. Però, porca miseria. Questa guerra non stanno opponendo neanche resistenza, quindi, chapeau. Per il resto, qua facciamo sbarcare truppe in quest'isolotto. Che poi rimpatrieranno. Avendo un netto vantaggio, possiamo iniziare anche a far rimpatriare le truppe. Già, non tutte, perché, per esempio, queste non se ne andranno via. Dovranno comunque continuare la loro missione. Ma già, per esempio, siamo arrivati a Mosca un'altra volta e mi piacerebbe poterla annettere una, una volta per tutte, perché non ha senso che continuiamo a lasciare Mosca in mano ai sovietici. Direi non se la meritano dopo che l'abbiamo conquistata già noi. Non sono riusciti neanche a difendere la loro capitale. Io la reputo un atto di vigliaccheria o di debolezza, vedetela come volete. Nel frattempo qua siamo arrivati addirittura a congiungere i nostri fronti. Quindi meraviglioso, andiamo subito a Van dove fu condotto un accerchiamento nella prima guerra mondiale dagli ottomani agli inglesi. inglesi no, scusate, sto scherzando, quello è Cut e a Van ci fu un combattimento tra ottomani e russi dell'impero russo. Dove ci fu un assedio? Mi pare. Vi ripeto io. Cerco di citare notizie storiche. Se sbaglio, ditemelo nei commenti, così potrò correggermi ed eviterò di dire altre fesserie. Mentre ho deciso che non da qui, ma da qua sotto, quindi da Gibilterra, partirà l'attacco all'Africa. Per il resto, ho fatto già tutto. Quindi, con le nostre 93 province occupate, vediamo che succede adesso. Uh, una piccola resistenza nemica, vedo. Una piccola resistenza che si fa grande in una zona che non pensavo potesse essere attaccata. Proprio nella zona in cui ho, ritratto, ho ritirato le truppe è successo qualcosa. Il momento storico in cui i fronti si congiungono, eccolo qua, e in cui anche il resto del, della Siria cade, sotto le nostre mani. E allora adesso ci sono più missioni. Una intanto per andare a evitare che succedano danni l'altra ad andare a salvare i E qua continuare a scendere ora a Gibilterra ammassiamo un po' di truppe. Sicuramente perché da lì partiranno gli attacchi. Quindi ammassiamo truppe da sotto, poi qui. Stiamo subendo forse un attacco? Non lo so, però per evitare brutte sorprese, muoviamo le truppe qua. Le altre bu, le mandiamo in qualche isola a caso. Qualcuno dovrà pur prendere queste isole, no? Perfetto, poi... I 35.000 amici che se ne stavano andando in realtà saranno soltanto 12.000. Gli altri devono aiutare San Pietroburgo per evitare che succeda il patatrack. Perché se perdiamo lì, poi ci tocca anche chiedergli la pace di nuovo e non ho voglia. Quindi monitoriamo bene la questione. Detto ciò, muoviamo le truppe. Conquistiamo, bypassandola perché tanto la resistenza incontrata è pressoché nulla. Mosca. Qui muoviamo tutte le nostre truppe che poi però resteranno un turno indietro. E qua continuiamo. Qui ormai si si espande con una facilità assurda. Quindi. Non lo so. Più che lanciare attacchi non posso. Non, non so che dirvi. Abbiamo già anche separato il Caucaso con. La Turchia, anche con la Russia abbiamo fatto già moltissime operazioni e come vedete, la resistenza incontrata è sempre meno. Come da tradizione, diciamo appena instaurata, andrò adesso a controllare i caduti, perché voglio vedere quanti caduti su 600.000 di partenza abbiamo. Diciamo arrivati a 700.000 caduti. Vabbè, ciao, 700.000 arrivati a 300.000 caduti. Saranno assai. Quindi in caso poi arriverà forse il momento di una sosta. Fino ad allora, Gibilterra delenta a est e la Vittoria, invece, sta a ovest. Vorrei poter assimilare qualcosa o qualcuno per dirsi voglia. Perfetto, a quanto pare non possiamo far tutto. Attenzione, sbarcano delle truppe lì. Ma io mi aspettavo tutti questi attacchi. Quindi, scialla. Abbiamo rimediato alla perfezione. Mosca, seppur con piccole difficoltà, è caduta. Là sotto, tutto è finito. L'attacco all'Iran sta andando a meraviglia. Ma che poi per il resto, che vi devo dire. Sta andando tutto alla perfezione, se non qualche incursione che stiamo subendo. E allora, visto che abbiamo salvato il gioco, fermiamoci qua. 188 province occupate, 110 perse dall'Unione Sovietica, 37 dal Regno Unito, addirittura 5 dagli, dagli Stati Uniti d'America, che non so dove ho colpito, però vabbè. Lussemburgo, Paesi Bassi, Jugoslavia e Bulgaria sono i paesi caduti dell'asse, de, degli alleati. Per il resto niente, cioè il video finisce qua, il gioco si è anche salvato, guardate la Germania nazista adesso quanto è grande, potremmo letteralmente invadere tutta l'Unione Sovietica che però si sta prendendo forse troppi territori, quindi questa guerra potrebbe non finire mai. Per il resto quassù il divertimento non manca comunque, per il resto l'Argentina è diventata OP, mentre la Romania di sole 7 province rischia di perire, non vorrei dirvelo ma sta rischiando la Romania per il resto del fronte non ci sono più news se non se la Spagna sta accadendo e il Regno Unito pure quindi vi consiglio di iscrivervi al canale attivate la campanellina per seguire le novità lasciate tantissimi mi piace passate dal server discord dal canale twitch dal canale di Giuseppe Novelli autore della copertina di questo video salutiamo i 32.000 morti che ci sono stati quando dall'altra parte sono più di 40 Credo, perché sono 7.000 qua. 29.000, 30.000, no, 37.000, quindi siamo comunque in vantaggio noi. Però di meno di quanto mi aspettassi. Vittime civili 142, perdita economica 222. Mentre qua perdita economica 18.000, cioè 2.045, cioè stiamo ammazzando chiunque, ecco. Va bene, dai. Vi ho davvero detto tutto, noi ci vediamo con un prossimo video. Se siete arrivati fino a questo punto del video commentate con il tavolo, così a caso.